Prima Vai. carta, verde o rossa? La prima carta è rossa, è uno short sul titolo Campari di cui tu hai fatto menzione prima, il classico Se lo News. Come dicevo, la stagione delle trimestrali entra nel vivo, i numeri Campari sono buoni, ma evidentemente il mercato aveva già scontato portando il titolo sui massimi assoluti e quindi da qui è venuta fuori una giornata abbastanza complessa per il titolo che dal momento in cui sono venute fuori le news, non ha fatto che scendere. Adesso il tema e l'idea di fare uno short contro trend è questo: in sedute come quelle di oggi, insomma, sono un po' uno spartiacque, no? Lasciano, soprattutto quando vai a fare il top di periodo, lasci un po' un segno, no? Sul grafico. Il massimo di oggi potrebbe essere tipicamente un livello sotto il quale magari il mercato costruisce insomma, quantomeno uno storno, una base, diciamo, di distribuzione. Quindi da qui l'idea di fare uno short. La proposta è con un ingresso a 12,60 euro. Lo stop loss, come dicevo, 13,10 euro, che è sostanzialmente il massimo assoluto, e un take profit a 12 euro. Quindi con un rischio rendimento, diciamo, di poco superiore al punto percentuale. Quindi l'idea di base è che dopo questa notizia ci sarà magari un consolidamento, un piccolo, insomma, una digestione del dato e poi magari anche dei take profit che ci stanno, diciamo, dopo un movimento così insistito e dopo che, insomma, la news è uscita e quindi potrebbe essere l'occasione buona anche per liquidare le posizioni di chi magari era entrata proprio in attesa dei dati. Tra l'altro leggevo alcune dichiarazioni del management di Campari, una Campari che nel terzo trimestre 2021 ha avuto un incremento legato all'aumento dei prezzi delle materie prime dell'8%, un incremento dei costi evidentemente, così come ha già annunciato una politica commerciale particolarmente aggressiva per il 2022. Forse il mercato ragiona anche su queste variabili in termini di marginalità. E quindi ecco un veloce repricing dopo i recenti record al di là del top odierno. Abbiamo visto come negli ultimi giorni l'area dei 13 euro abbia svolto anche un ruolo psicologico nell'arginare la corsa del titolo. E allora questa Pietro è la prima strategia, vediamo la seconda. Sì, la seconda invece è un long. Qui vado un po', come dire, con un'operazione contro trend perché vado a pescare il secondo titolo peggiore da inizio anno, che è Telecom. Ricordo che il peggiore in questo momento è Enel con meno 13,67, segue Telecom con un meno 10%. E poi, diciamo, a distanza c'è Inwit con una perdita abbastanza ridotta. Il tema, insomma, è Telecom sta facendo soffrire gli investitori, direi ormai soprattutto i piccoli investitori, Sempre. da oltre un decennio. E il tema è Ah, questo: il dai, titolo. Pietro, Telecom sta facendo soffrire gli investitori da sempre, mi viene da dire. Se Va bene. pensiamo a proprio l'andamento solo di borsa, ecco, salvo una parte di bolla speculativa ai tempi di dot-com, però ecco, il doppio leverage buyout effettuata con l'annino prima e da Tronchetti Provera poi ne ha affossato le velleità di borsa. Sì, diciamo, parliamoci francamente, l'azionista di maggioranza di Telecom, i vari azionisti si sono alternati al comando, hanno pensato più, come dire, agli affari loro che a quelli dei piccoli azionisti e lo si vede nei prezzi di borsa. E poi il mondo della telefonia è totalmente cambiato negli ultimi decenni e probabilmente Telecom non è riuscita a stare al passo, anche considerando la concorrenza che è arrivata, che è molto forte, no? La peggiore concorrenza che si può fare sul prezzo. Quando si combatte sul prezzo è un male un po' per tutti, no? Soprattutto per chi è rimasto un po' indietro. Comunque, insomma, morale alla favola, l'idea che mi sono fatto è che a fine anno, se continuiamo con questo andazzo, magari anche i titoli un po' che sono rimasti più indietro potrebbero un po' per simpatia partecipare un minimo a questa grande festa che c'è su Piazza Affari nel 2020. E quindi Telecom, diciamo, potrebbe magari rientrare al centro dell'interesse del mercato. Anche qui mi sono giocato a livello grafico molto letto, no? Che è il minimo toccato settimana scorsa 0,32,64,
che diventa una sorta di stop loss naturale, no? Un'operazione long. Quindi il tema, Riccardo, è che secondo me le operazioni controtrend sono del tutto legittime, no? Io non ho mai sposato la filosofia di chi dice no, il trend è tuo amico, solo operazioni in trend. Il tema non è tanto il trend, il tema è il rapporto rischio-rendimento, no? E questo è il sale del trading. Quindi quando tu fai un'operazione con un rischio contenuto e ti aspetti un rendimento atteso più elevato, per me va più che bene. Quindi il tema è 32,64, lo stop loss che, come dicevo, è quel minimo dell'engulfing che ha fatto il 20, è un bel engulfing con volumi, esplosione volatilità, e quello potrebbe essere un livello sopra il quale il mercato potrebbe consolidare. Fra l'altro, se vedi, è ingabbiato in questa sorta di canale ribassista che si fa tracciando banalmente dal massimo del 12 agosto una trend line, e vedrai piuttosto precisa. Se esce da questo canale, probabilmente l'auspicato rimbalzo, no? L'inversione evidentemente ci sarà, e da qui diciamo l'idea di costruire un'operazione chiaramente di corto respiro con un ingresso a 32,60, un take profit a 34,50. Quindi un'operazione corta, diciamo con dei target piuttosto ridotti, ma insomma che nasce, diciamo, uno dal supporto che c'è, e poi due, questo è un po' il filo conduttore di tutte le operazioni, dal fatto che domani Telecom è chiamata a dare i risultati, e quindi mi gioco sostanzialmente l'eventuale esplosione volatilità che c'è proprio a seguito della pubblicazione dei risultati. E mi viene da dire che in questo long tu stai andando anche a fare un pricing di attese positive sulle trimestrali, anche alla luce di quelli che sono stati i dati di Team Brasil diffusi quest'oggi, che appunto ne aumentano la visibilità in senso positivo per quanto riguarda Team. E poi non va mai dimenticato, da un punto di vista fondamentale di medio termine, come quello delle TLC e di Telecom Italia in particolare, sarà un settore che indubbiamente verrà interessato anche dagli investimenti governativi per il rilancio dell'economia del paese. Bene, allora, le Il prime due tema, carte sui scusa. primi due titoli, sì, dimmi. No, velocissimo. Il tema è che il mercato ha già scontato con questa discesa i risultati positivi, perché qui bisogna, ecco, un po' su Campari, no? Se ci pensi è scesa, ma i numeri erano buoni. Allora il tema non è tanto se i numeri sono buoni, cioè non è solo se sono buoni o cattivi, ma se sono peggio o meglio rispetto a quanti prezzi abbiano già scontato. E quindi nei prezzi già ci sono dei numeri cattivi. E quindi se sono meno cattivi rispetto a quanto uno se li immagina, il mercato sale. Questo è, diciamo, il ragionamento di secondo livello che va fatto. E allora, le prime due carte sui primi due titoli italiani, le abbiamo visto, ricordo, tutte e cinque le carte, le ha già anticipato Pietro, saranno su azioni made in Italy. Vediamo la terza. Sì, la terza, ragionamento analogo, Saipem domani è chiamata anche lei, insomma, alla prova del mercato con i risultati e quant'altro, quindi stessa filosofia come annunciato dall'inizio, sfruttare proprio questa volatilità che ci sarà a seguito dei dati. Il tema è questo, Riccardo, come sai, Saipem, parliamoci francamente, ha rotto un po' il feeling col mercato già da qualche anno, no? Da quando sostanzialmente ha dato una serie di profit warning che hanno un po' deluso, no, gli operatori, nel senso che l'impressione che ho io è che quando tu vai a fallire in maniera così evidente i risultati, è come se il mercato non si fidasse più, no? E da qui diciamo anche lo sviluppo del grafico di Saipem, che è emblematico, no, di un feeling diciamo abbastanza rotto col mercato. Adesso si sta cercando di recuperare, ma insomma siamo arrivati in questo momento a contatto con una resistenza importante. Il rischio quando Saipem pubblica i risultati è sempre importante. Siamo arrivati su una resistenza importante che è abbastanza evidente, insomma, anche da un occhio meno esperto, sono sostanzialmente i massimi toccati diciamo, nella parte centrale di giugno, che hanno respinto nel Area passato trend. 2.30, chiamiamola così. Esatto, 2,30 è molto chiara. E poi terzo elemento, lo short delle mani forti ancora presente sul titolo. Ricordo che ci sono ancora quattro investitori importanti che stanno scommettendo a ribasso, e quindi fin quando questi qua stanno comunque continuando a scommettere sulla discesa di Saipem, diciamo qualche ombra sul titolo c'è. Quindi la logica di questo trade qual è? Intervenire sotto resistenza prima dei risultati, immaginando insomma che
così come è successo nel recente passato, i risultati spesso sono accolti da un pizzico, certe volte più di un pizzico di vendite. Quindi lo stop chiaramente va rispettato in maniera rigorosa. E quel livello grafico di cui tu hai fatto riferimento che è abbastanza evidente, quindi 2,30 euro lo stop, 2,23 euro l'ingresso e 2,13 euro il target, che se insomma le cose, insomma, sai bene un attimo, no? Soprattutto sui risultati che può accelerare o insomma crollare velocemente, quindi questa potrebbe essere proprio un'operazione direi addirittura intraday se c'è la classica esplosione di volatilità che accoglie i risultati. E mi viene da dire che ci credi davvero molto perché 5 stelle di convinzione, ma soprattutto anche una leva bella frizzante, ne vedevo 9,27, la leva adottata per questa strategia che in termini risk reward effettivamente è quasi 1 a 2 e ci sta. Prima di passare alla quarta carta, Pietro, una considerazione veloce che mi viene da fare. Interessante come in un anno, in mesi in cui le quotazioni del petrolio sono sulla bocca di tutti per i rialzi, una società come Saipem, che negli anni passati era strettamente legata anche ai prezzi del petrolio, per quelli che potevano essere gli investimenti infrastrutturali che ne potevano sostenere il business, ecco, di fatto non è che stia brillando in borsa. Eh sì, è sempre lo stesso ragionamento, nel senso che bisogna, come dire, valutare la forza Vi è relativa. Se secondo me un vedi. altro motivo, sai Pietro, che non è solo quei due profit warning lanciati anni or sono, che peraltro hanno visto alcuni investitori istituzionali uscirne indenni. Ogni riferimento a BlackRock è puramente casuale in questo caso, ma vi sono anche dei problemi, secondo me, strutturali, ossia il mercato sul petrolio prezza dei prezzi alti, crescenti in questo periodo perché vi è molta domanda di energia. Il mercato al tempo stesso su società come Saipem fa un pricing ridotto perché sanno che comunque vi è in atto una transizione energetica che per il business core di Saipem potrebbe avere delle ripercussioni negative. Eh sì, questo è un po' il posizionamento del mercato, il classico titolo che ti può, insomma, se inverte ha tanto spazio, però devi invertire, quindi la prova dei risultati è veramente molto attesa. E poi ti ho detto, tanti investitori come me sono un po' rimasti scottati, no? Per quello che è successo nel passato, e il mercato c'ha la memoria lunga, quindi non, ho l'impressione che non si dimentica quanto è successo nel passato, che insomma non è stato il massimo della vita, perché ti ricordi furono proprio delle vendite brutali, e su un titolo FTSE MIB è difficile vedere una roba del genere. Quindi insomma, quando Saipem dà i risultati, soprattutto per chi ce l'ha long, insomma, si ha un po' di tensione, parliamoci francamente. Ecco, e allora abbiamo annotato anche questa operazione che ci proponi, andiamo alla quarta strategia, la quarta carta da mettere sul mercato, come sempre, verde o rossa? Allora, stavolta è verde e vado sulla storia, diciamo, probabilmente più calda del mercato italiano negli ultimi mesi, che è la questione generali. Quindi long su generali, 18,70 l'ingresso, 18,30 lo stop, 19,50 il take profit. Diciamo, il ragionamento è ancora una volta analogo al precedente. Domani Mediobanca è attesa insomma, da un appuntamento importante con l'assemblea e quant'altro. E su generali, dagli internal dealing si vede che sostanzialmente quasi ogni giorno del vecchio nonché Caltagirone stanno facendo degli acquisti proprio per cercare di come dire, limare la loro coda. Qui il titolo, se fai caso, da quando si è accesa questa vicenda all'Atere con insomma, questa sorta di diaspora, no? Fra del vecchio che la sua veneranda età, oltre credo abbia circa 85 anni, ha deciso insomma questa operazione, insomma, per certi versi rimarrà nella storia, no? Comunque insomma, non è una favola, il titolo è molto comprato, quindi ogni storno tendenzialmente è un'opportunità di ingresso, considerando anche quello che sta accadendo, ci si strappa un po' le azioni di mano fra i grandi azionisti. E quindi un long su generali è secondo me assolutamente legittimo, e proprio in attesa di quanto poi succederà, diciamo, su uno scontro finale dove poi si andrà alla conta delle azioni,
e lì, insomma, sarà interessante capire quale delle due parti avrà avuto la meglio. In ogni caso, insomma, operazione anche qui con un rischio rendimento ragionevole, 18,30 è lo swing precedente, quindi un livello abbastanza letto graficamente. E, insomma, diciamo, si punta sul fatto che questo fine Una d'anno. considerazione, Pietro, nel chiederti ovviamente se ci ripeti tutti i livelli così li mostriamo anche in grafica, una considerazione, un messaggio anche per chi ci segue, generali, piuttosto che venderle vedendo tutto quello che c'è in atto, è da valutare dove comprarle. Quindi ecco, non provare magari a fare short su short nel momento in cui ci sono i grandi investitori che stanno comprando, eventualmente vi fossero dei ribassi anche, tra virgolette, corposi, marcati, mettiamola così, ecco, quella può essere magari l'occasione invece per rientrare se si è perso il treno. Sì, lì secondo me gli acquisti scalettati sono una cosa interessante, no? Io non sono quei trader proprio super rigidi, sai, che dice, ah, io entro e metto uno stop rigidissimo. L'abilità di un trader, parliamoci francamente, Riccardo, è anche la sensibilità nel capire il momento, no? Nell'evitare di utilizzare tecniche standard, perché con lo standard non si va molto lontano, no? Allora, la vera abilità è capire su quel contesto qual è la tecnica più opportuna. In questo caso, secondo me, gli acquisti scalettati sono un'ottima cosa. Quindi tu non spari una sola cartuccia, no? Dici, ok, voglio comprare 100 euro di generale, non la spari tutta, che ne so, a 18,70, 18,90, dovevo entrare, ma dici, ok, faccio un piano e quindi inizio a entrare oggi con una prima cartuccia di 25 e poi se scende continuo a comprare. Quindi non è una media ribasso, ma è una strategia pianificata ex ante di acquisti scalettati. Qual è la differenza? Può sembrare una cosa simile. La media ribasso si fa inseguendo, no? Non ragionata. Vuoi, ti Si fa di incaponisci. pancia, si fa di impulso, si fa di sofferenza. Esatto, si fa di sofferenza che poi in realtà è puntare su un cavallo zoppo perché uno vuole, insomma, continuare caponirsi, no? Però qual è il problema della media ribasso? Che tu poi vai a alterare l'equilibrio di un portafoglio, no? Ma se invece ho battezzato all'inizio che voglio metterci 100 euro su generale e non ce ne metterò mai di più perché non voglio alterare l'equilibrio poi del portafoglio in generale, va benissimo entrare su più livelli. Poi chiaramente uno deve immaginare anche uno scenario di uscita negativa, però insomma l'ingresso scalettato, soprattutto per chi fa investimento un po' più arioso e non trading stretto, è una cosa molto ragionevole su un titolo in trend rialzista. Come generali, su cui ci sono delle prospettive interessanti, almeno fin quando non si chiude questa partita. Ok, allora non ci resta che fare il riepilogo dei livelli e poi passare all'altra carta. Sì, 18,70 ingresso, 18,30 stop loss, 19,50 target. Ambizioso anche qui il target. Appunto, dicevo, questa era la quarta strategia proposta questa settimana, vediamo la quinta. La quinta, ancora una volta UniCredit alla prova dei risultati, qui la faccio breve per come la vedo io, il mercato ha assorbito molto bene la notizia della non chiusura del deal con MPS. Cosa ne Secondo pensi? me Cosa ne pensi? Cosa ne pensi di questa partita? Mi interessa molto. Guarda, di questa partita la penso così, che avere come primo Pericolo ministro. scampato? Sì, no, in realtà è un pericolo scampato per entrambi, nel senso che secondo me il governo ragionevolmente ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che 8,5 miliardi da mettere erano troppi. Io sono d'accordo, nel senso che poi il contribuente che deve sempre sanare tutto e non va bene. Evidentemente, secondo me, è stata fatta questa mossa, cioè ci si è alzati dal tavolo avendo già il piano B pronto, no? Che è già un accordo con l'Unione Europea per allungare i termini insomma, che erano stati, diciamo, immaginati prima. E secondo me, perché una soluzione alternativa la si ha. Secondo me, Draghi è un grande stratega. E quindi evidentemente se non ha chiuso il deal ha un piano B. Lo stesso per Orsel, nel senso che lui voleva chiudere alle sue condizioni, non l'ha fatto perché giustamente per ingoiare una pillola amara voleva avere un bello zuccherino, però secondo me anche lì c'è un piano B.
Il mercato sta scontando questo, perché se fai caso i prezzi avevano scontato in positivo, no? C'è quasi secondo me un 15% che era stato quotato, più 15% che era stato quotato, immaginando che Orsa andasse a chiudere operazioni molto bene per Unicredit, perché parliamoci francamente che ad 8,5 miliardi sono una cifra monster, no? Fra crediti fiscali e quant'altro. È vero che MPS è un bel boccone amaro, però con quella cifra lì si digeriva. Insomma, morale della favola, l'idea è che Unicredit non deluderà adesso la prova dei risultati, che ha secondo me già in mente un piano per una crescita, secondo me più a livello paneuropeo che a livello locale, e quindi ancora una volta i risultati potrebbero essere incoraggianti, andare magari anche nella direzione di aprire, magari che ne so, anche qualche spiraglio sull'operazione BPM e quant'altro, no? Perché adesso questo potrebbe essere un nuovo deal che il mercato fiuta. Quindi, morale della favola, ingresso a 11,35, stop loss a 11, che è poi il minimo da cui poi sostanzialmente ha fatto proprio lunedì mattina dopo l'uscita del trade, quindi dopo l'uscita della notizia, e take profit a 12 euro. Questo è più interessante in termini di rischio rendimento, perché si vanno a prendere 65 tick a fronte dei 35 di massima perdita, e anche qui, se ci pensi, 11 euro è un po' un livello grafico abbastanza spartiacque, perché è proprio il livello da cui sostanzialmente è ripartita dopo la notizia di lunedì, e quindi potrebbe essere un buon, diciamo, linea del piave fra positività e negatività. Grazie.